Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa di presentazione di quella che è la nuova proprietà e Prosegue. Vi ringrazio tutti espressamente a nome di tutti, adesso vi andrò a presentare i partecipanti. Ringrazio la città per averci dato questa opportunità di poter dimostrare quello che vorremmo fare, che credo abbiamo le capacità di fare. Grazie ai giornalisti che sono intervenuti e che spero non siano troppo cattivi nei nostri confronti. Ringrazio anche l'ex presidente che comunque è stata una persona presente sul territorio e che quindi in un modo o nell'altro ha bisogno di essere ringraziato per averci concesso l'opportunità di essere qui. Io mi presento, sono Leonardo Pavanati, penso per la maggior parte delle persone sono già conosciuto. Alla mia sinistra c'è il generale di Corpo d'Armata Fabrizio Lisi, che sarà il presidente della società Novara Calcio. Alla sua sinistra il vicepresidente, il dottor Umberto Inverso. Alla sinistra il dottor Umberto Inverso la signora Adelaide, quale madrina dell'evento e moglie del dottor Marco Bonanno qua in prima fila, mio socio in tutte le nostre avventure. Alla mia destra Roberto Civitarese, il direttore generale, e non per ultimo come importanza Roberto Nespoli, sempre stata figura di riferimento in questi anni per il Novara Calcio e uomo di rappresentanza della famiglia De Salvo, storica famiglia presente nell'ambito sia della città che della squadra di calcio appunto. Questa conferenza stampa è indetta soprattutto per presentarci, per dar modo di sentire dalla viva voce chi siamo e cosa vorremmo fare. Non abbiamo, come ho già detto diverse volte, grandi proclami da fare, non siamo uomini di spettacolo, ma siamo uomini di impresa, ognuno nelle rispettive mansioni, e come tali cerchiamo di essere persone abbastanza concrete. Abbiamo in mente una determinata attività, un determinato progetto, che poi magari Civitarese vi spiegherà più nel dettaglio. Abbiamo intenzione soprattutto di incominciare dall'equilibrio, di portare un po' equilibrio in una posizione che per diversi motivi si è portata forse un po' a essere disallineata. Credo che ogni tipo di impresa o attività, e il calcio moderno è sicuramente anche impresa, abbia bisogno di basarsi su dei fondamenti essenziali, concreti: equilibrio finanziario, prospettive, un interesse comune che ci accomuni a portare avanti questo tentativo di scalata verso piani superiori. Io personalmente darò o proverò a dare, non perché sia nelle mie mancanze, ma perché dovrò essere giudicato nel tempo da quello che faremo, proverò a dare il massimo contributo come uomo d'impresa, come uomo impegnato sull'obiettivo, sul risultato, e quindi mi adopererò giorno e notte perché questo possa avvenire, perché fa parte del mio DNA impegnarmi in maniera molto importante. Non disdegno sicuramente il fatto di poter comunque essere, quando voi vorrete, a disposizione per qualunque tipo di domanda, di intervento, anche successivamente. Siamo una società decisamente aperta al confronto e siamo una società che ha intenzione di far vivere quello che è il nostro progetto alla comunità, alla città e agli organi competenti. Vado adesso a dare la parola al dottor Umberto Inverso, vicepresidente della società. Come diceva Leonardo, ho sempre finanziato il calcio, anche a livelli verticistici. Devo dirvi la verità, ho accettato questa, come dire, questo invito da parte della governance che è venuta a gestire il calcio a Novara, quindi nella figura del dottor Marco Bonanno e del dottor Pavanati, perché
ne conosco bancariamente la linearità operativa, quindi so bene quanto siano attenti al lato economico e al lato finanziario delle aziende che gestiscono in altri settori. Devo anche dirvi che, appunto, avendo un po' di competenza nel mondo del calcio, insomma, io ho cercato anche un po' di dissuaderli, vi sono sincero, cioè ho detto guardate che il calcio è una bestia un po' particolare, una bestia che ha delle peculiarità e caratteristiche che non sono sempre solite trovare nelle altre attività di natura economica. Quindi attenzione, perché quando si fa calcio bisogna farlo in una certa maniera. È chiaro che fondamentalmente sappiamo bene che c'è anche la passione alla base di un certo tipo di progetto di fare calcio, però io oramai dico da tempo in tutte le società nelle quali fondamentalmente o direttamente in CDA o come diciamo finanziatore, ho sempre detto che le società di calcio oggi non possono sfuggire da un'attenta analisi finanziaria, economica, quindi una stretta osservanza del fair play finanziario, cioè non si può cercare di fare programmazione senza guardare gli aspetti di natura economica che inevitabilmente debbono andare a braccetto con gli aspetti di natura sportiva. Personalmente ho visto società che hanno avuto magari brillanti risultati sportivi e che l'anno successivo sono fallite. Sappiamo tutti in Italia alcune piazze importantissime, insomma, senza fare casi particolari, ma insomma Catania, Palermo, eccetera, 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 che magari vivono una situazione societaria abbastanza deficitaria perché venendo fuori magari da situazioni in cui l'aspetto economico non è stato gestito con la stessa attenzione come magari è stato gestito l'aspetto di natura sportivo. Poi mi è piaciuta una situazione che ha contraddistinto la volontà da parte del dottor Bonanni e del dottor Pavanati. Facciamo calcio, lo facciamo in una piazza dove ci sono dei presupposti, delle competenze specifiche e diciamo degli skill di base che consentono di fare un certo tipo di progetto. Beh, sicuramente vi do atto e merito, Novara è sicuramente una piazza in tal senso, una piazza che ha visto la Serie A, ha giocato sempre a livello professionistico, vive al momento una categoria più contenuta ma che ha la giusta, come dire, anche aspettativa, ha tutto per poter ritornare a dei livelli sicuramente più in linea con quello che è ovviamente l'attività e quello che può essere il calcio a Novara. Considerate sempre un aspetto, scusate la mia deformazione professionale, il calcio è il quinto produttore di fatturato in Italia. Il calcio oramai non è soltanto passione del calciatore che bacia la maglia sotto la curva. Il calcio va fatto guardando gli aspetti passionali, dovendo, ribadisco il concetto, guardare innanzitutto principi di natura economica, altrimenti si fa poca strada. E nell'ambito di questo tipo di aspetto, quindi è normale che forse farlo in delle piazze dove c'è un certo tipo di mentalità imprenditoriale più consono a quello che sono anche le mentalità imprenditoriali della governance che vedete oggi in prima fila qui e un poco più alla mia destra dall'altra parte, può essere un fatto positivo. Ho parlato 4 minuti e 30, anche troppo per il mio pragmatismo, lascio la parola al generale Lisi, in bocca al lupo a tutti, solo questo. La parola che mi sentirete ripetere spesso in questi pochi minuti è grazie. Intanto grazie a voi per essere qui, se mi permettete, amici, colleghi, giornalisti, sono iscritto da un bel po' di anni, ho diretto le riviste della Guardia di Finanza per un po' di tempo, sono stato capo ufficio stampa al Comando Generale, insomma, quindi consideratemi un amico. Grazie a chi è qui su e chi è anche qui sotto per avermi offerto questa opportunità che ritengo straordinaria e nella quale mi impegnerò, come ho fatto sempre, al massimo delle mie possibilità. Ho prestato servizio per molti anni nella Guardia di Finanza, adesso il mio servizio lo presto al portare avanti questo progetto, che è un progetto bello, straordinario, che mi appassiona, che mi affascina. Grazie a questa città, a questa provincia nobile, ho qualche amico e collega d'accademia che è nato da queste parti, gli voglio molto bene, mi aveva sempre invitato, non ero ancora venuto, adesso lo inviterò io, insomma. Grazie alle istituzioni, questa mattina siamo arrivati ieri sera tardi, la prima cosa che ho fatto per rispetto a chi porta la divisa, ho chiamato il comandante della Guardia di Finanza per dirgli che oggi ero qui e che lo vorrei incontrare il prima possibile.
grazie per avere anche avuto la pazienza di aspettare noi che in questo giorno, in questi giorni, in questo periodo, forse siamo apparsi poco e forse siamo apparsi un po' troppo silenziosi. In realtà l'abbiamo fatto perché volevamo essere sicuri di poter prestare le nostre esperienze, la nostra professionalità a questo progetto. Abbiamo lavorato in silenzio, pancia a terra, come dicono i militari, l'abbiamo fatto guardando bene le carte, guardando bene negli occhi le persone, guarderemo bene negli occhi la squadra, i dirigenti e tutti quanti. Ci stiamo facendo una nostra idea, siamo veramente ai primi vagiti, quindi siamo veramente alle prime avvisaglie. Le esperienze nei rispettivi settori non mancano, quindi le idee sono grandiose e penso e spero, ma direi sono sicuro, che le porteremo avanti con grande determinazione. Mi rimane soltanto da ringraziarvi ancora, da chiedervi di esserci vicino. È un periodo particolare, noi assumiamo questo impegno con voi, con la squadra, con questa bellissima città, in un periodo molto particolare. AC di C, che ho scoperto che poi qualcuno mi ha rubato l'idea, l'ho letto da qualche parte, da qualche bravo amico giornalista. Avanti Covid, ora siamo al DC, al dopo Covid, quindi c'è bisogno di impegno da parte nostra, ma c'è bisogno soprattutto di vedere la gente sorridere, rinascere, avere piacere di essere allo stadio, di giocare col sorriso sulle labbra. È uno sport per chi lo gioca, per chi lo dirige, è uno sport per chi lo guarda, per chi lo ammira, per chi porta i bambini, per chi ricorda i vecchi episodi, e spero che me ne racconterete tanti, perché credo che col passato si guarda e si guarderà meglio il futuro. Il prossimo impegno mio sarà quello di entrare il più possibile in questo tessuto. Mi sono soffermato con qualcuno che mi ha raccontato qualche piccolo dettaglio del passato. Sarò come una spugna, perché voglio sapere veramente tutto. E avrei terminato, vorrei soltanto terminare, prima di dare la parola a voi, con un gesto simbolico. Ero venuto, Umberto Inverso ha voluto ricordare quando mi ero occupato di calcio scommesse, quindi avevo la mascherina dell'Interpol, insomma all'epoca fu un'operazione internazionale. Adesso, se mi permettete, vorrei indossare la mascherina del Novara Calcio, la indosso con un po' di emozione e invito i miei amici a fare altrettanto. Lo faccio per rispetto e per affetto a tutti voi. Buongiorno a tutti, credo di dire solo due o tre parole per quanto riguarda la presentazione, perché in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi già con diversi giornalisti, anche con alcuni responsabili del tifo organizzato. Mi mancava soltanto l'istituzione, quindi eventuali assessori, amministrazione comunale, che ho avuto modo di conoscere prima, e poi avrò modo magari di scambiare due parole. Io mi chiamo Roberto Civitarese, da 13 anni mental coach per calciatori professionisti. In realtà è un'attività che consiste nel mettere nelle condizioni il calciatore di esprimere al massimo il proprio talento. Sono abituato solitamente a far parlare i fatti, quindi chi volesse vedere la storia dei calciatori con i quali ho lavorato, i risultati che hanno ottenuto, è sufficiente cliccare su Google Roberto Civitarese mental coach e la lista è abbastanza lunga. E sono qui nelle vesti di direttore generale semplicemente perché questo progetto tecnico nasce dalla volontà, dall'idea, dalla follia, dalla pazzia, questo ce lo dirà il tempo, di applicare le tecniche di coaching non più al singolo calciatore ma a una intera squadra, potremmo addirittura dire a un'intera società di calcio. Questo è quello che vorremmo fare.
come lo vogliamo fare, perché ovviamente mi rendo conto che soprattutto in questo periodo dell'anno c'è un po' questo calciomercato, fantamercato, fantacalciomercato e via discorrendo. Io voglio spendere due parole sulla metodologia, sull'impostazione, sul metodo. Noi vogliamo entrare in contatto con professionisti del calcio che hanno degli skill professionali di un certo livello, che hanno un'esperienza di un certo tipo e che hanno l'ambizione di entrare in un progetto per produrre dei risultati interessanti. Io amo dire nella mia attività, che posso dire di aver fatto fino al primo di giugno, perché oggi ovviamente ho un ruolo diverso, che l'ambizione è una cosa positiva, perché qui mi è stato subito detto: mi raccomando, non diciamo cose perché abbiamo avuto delle esperienze di chi spara. Io non dico cose, dico semplicemente che l'ambizione è un po' il sale della vita, no? Cioè, chiunque, io immagino che le persone presenti in sala che hanno dei figli, quando i figli crescono cominciano a sognare, a dire mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare quell'altro. Guai a tarpare le ali ai sogni. Detto questo, dicevo, vogliamo entrare in contatto con professionisti che hanno ovviamente l'esperienza, degli skill professionali di un certo tipo e che hanno l'ambizione di creare un progetto, di partecipare a un progetto con risultati importanti. Ovviamente questo deve coincidere con la situazione economica che tutti i presenti su questo tavolo hanno appena delineato. Quindi per andare proprio sul concreto, noi ci aspettiamo dai dirigenti allo staff tecnico e ai calciatori di incontrare persone che hanno delle esperienze e che hanno guadagnato sul campo alcune medaglie che ci consentono di giocare un po' sul sicuro. Detto questo, io sicuramente mi saranno venute in mente delle cose da chiedere, volentieri risponderò alle vostre domande. L'unica cosa che invece volevo chiedere io è eventualmente ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, se volessero gentilmente dire due parole, ne saremmo tutti molto contenti. Grazie. Io mi rivolgo a voi guardando voi, ma io mi rivolgo alla proprietà. Tocca a me oggi darvi il benvenuto in città ed è un benvenuto sincero ed è un benvenuto particolarmente importante in questo momento, sia per la città sia per la squadra. Farò un discorso che un po' ho già fatto: la società si compra e si vende, la squadra è della città. È un patrimonio storico della nostra città. La società ha avuto momenti gloriosi e rispecchia un po' la novaresità, la trasparenza, l'assenza di scandali, la liceità sempre. Ecco, Novara è questa, Novara è una città che può apparire chiusa ma è capace di accogliere in maniera positiva e propositiva. I cambi societari vanno visti sempre, a mio avviso, come un bene, come un rinnovamento, come nuovi progetti, come magari anche nuove visioni che apportano qualcosa di cui noi tutti abbiamo bisogno. Però il Novara Calcio resta un patrimonio della città, lo abbiamo dimostrato tante volte con un attaccamento fortissimo da parte della città, e quindi la città vi guarderà e al di là delle parole guarderà cosa farete. Quindi io vi faccio un grosso in bocca al lupo, apprezzo la serietà del progetto e la serietà delle persone, perché questo per noi è molto importante, e so che dopo ci vedremo in comune per un incontro più istituzionale, però ci tenevo a fare il mio benvenuto, il mio in bocca al lupo. Saremo tutti presenti, l'amministrazione è sempre presente per il Novara Calcio, perché è veramente la nostra squadra del cuore. Grazie.